Ciao a tutti, buonasera, come va? È iniziata una nuova settimana, con oggi sono 7 giorni dal decreto che ci impone di restare tutti in casa se non per grandi necessità. Spero stiate bene, piano piano vi state collegando. Ciao a tutti, ben trovati. Siamo alla nostra consueto appuntamento di FTC, la fede al tempo del coronavirus, questi 20-25 minuti quotidiani in cui meditiamo la parola e cerchiamo di fare il punto della situazione. Oltre a voi che vi state collegando e quelli che piano piano si connettono, poi ci sono molte altre persone che si collegano verso sera, quindi manteniamo, se volete, fermo questo orario. Come va? Come è andata oggi? Non sembra che sia una nuova settimana, vero? A parte quelli che sono costretti a lavorare, che magari ne farebbero anche a meno a questo punto. La situazione sanitaria è quella che è, ma non siamo qui a parlare di queste cose, siamo qui a cercare di rendere questa quaresima non una quarantena, ma una grande opportunità di cambiamento. E siamo appena all'inizio, dobbiamo piano piano approfondire sempre più giù, senza avere paura anche delle nostre reazioni. Il fatto di essere costretti in casa, magari più persone, magari con i figli, evidentemente esaspera i toni, magari esaspera un po' le situazioni. Ieri, chiedo scusa, la connessione era veramente orribile, ho scoperto che era semplicemente perché tutti erano in casa e tutti si connettevano, quindi la nostra rete infrastrutturale rivela tutte le sue fragilità, soprattutto per chi come me abita in alta montagna e quindi si prende quello che c'è. Bando alle ciance. Cosa avete fatto oggi? Raccontatemelo, ditemelo. Ogni tanto qualcuno, appena Suor Simona mi ha mandato adesso le foto di quello che ho fatto, e anche Ilenia. Io oggi ho lavorato per voi, ho lavorato tantissimo, infatti sono un po' stordito stasera perché ieri sera e poi questa notte ho deciso di fare tutta una serie di cose che andavano fatte. E di queste vi voglio parlare subito, così almeno poi andiamo sull'essenziale. Come sapete, da qualche tempo, e ben prima che succedesse quello che sta succedendo, ho pensato di dedicare più tempo a fare degli incontri da casa, delle lezioni a domicilio, come le chiamo. Per questa ragione, come sapete, ho creato questo sito, passaparola.org, che potete trovare, che fino adesso era un contenitore quasi vuoto, nel senso che aspettavo sostanzialmente l'estate per riempirlo di contenuti, ma alla guerra come alla guerra, come si dice dalle mie parti, e così ho deciso di rimpolparlo tantissimo. Quindi, oltre al webinar del Sicomoro che abbiamo fatto ieri e che se volete è usufruibile, ho caricato un sacco di materiale. Allora vi propongo questo, questa call, questa live tutti i giorni, gratuita, c'è, tranquilli, rimane fino a quando dura questa emergenza e se il Signore mi dà la possibilità di farla. Però accanto a questo c'è la possibilità di approfondire. Allora vi propongo due tipi di percorsi. Il primo è ogni domenica trovarci alle 11 a mezzogiorno, ripeto, in webinar, quindi una struttura un po' diversa da quella che stiamo facendo adesso. Per fare questo occorre iscriversi e c'è un piccolo costo. Un costo che è dovuto dalla piattaforma e dal fatto che in questo momento, questo è il mio lavoro, non ho altre possibilità di vivere in questo momento. Però trovate, in maniera un po' come dire di invogliamento promozionale, mi fa ridere sta roba qua. Trovate già la possibilità di scaricare un video di un'ora di meditazione sulla Samaritana gratuitamente. Domenica prossima il Ceconato, quella ancora dopo Lazzaro, e l'ultima domenica faremo la Passione, la lezione sulla Passione, e poi vedremo cosa succederà. Ma ahimè, temo che dovremo continuare. Un secondo filone d'inchiesta, diciamo così, e riguarda invece appunto il Sicomoro. Stiamo, guarda caso, meditando la Passione. Quindi vi ho caricato degli incontri che avevo registrato anche in video, l'ultimo al Montebello, in cui meditiamo sulla figura di Pietro, il rinnegamento di Pietro, e quello è scaricabile gratuitamente, andatevelo a vedere. Se poi vi fa venire l'appetito, potete continuare acquistando sia Giuda che ieri Pilato. E poi ad aprile faremo la continuazione sulla crocifissione. Ecco, ho fatto tutto questo oggi. Tanto, eh?
mi fuma l'orecchio. E come avete visto già su Facebook, ho creato questo piccolo manifestino, La fede al tempo del coronavirus, in cui metto questi tre appuntamenti, quindi l'appuntamento quotidiano, e poi un po' di materiale, se volete, dare forma all'azione, in parte gratuitamente, in parte invece a pagamento. Ho anche altre idee, però basta perché sto lavorando più adesso di quando lavoro di solito, quindi è meglio che mi fermi. Secondo punto, è bellissimo perché durante il giorno ricevo molti stimoli da parte vostra. Allora, in questo caso, mi ha mandato una foto che avevo già visto, Luisanna, che è un'iconografa, bravissima quella, che ha fatto l'icona dell'Arcangelo Michele. Facendo questo foglio, c'è un foglio appiccicato fuori da un negozio che si scrive, chiudiamo negozio per la pandemia. State sereni, Dio vi ama. Bellissimo, molto, chissà chi l'ha messo. E sotto qualcuno con lo scotch ha appiccicato un altro foglio scrivendo: pensa se stavamo sulle. E lei mi ha detto: perché non commenti questo? Sì, sarebbe un lungo discorso che però voglio introdurre almeno. Guardate, quello che sta succedendo, tra le altre cose, ha la capacità, oltre a farci rientrare in noi stessi, come dicevamo ieri, è giunto il tempo ed è questo in cui adoreremo Dio in spirito e verità, di vedere un po' qual è il Dio in cui credo. Se il Dio che mi manda la pandemia perché siamo peccatori, oppure perché boh, un Dio un po' sconclusionato, per cui com'è possibile che ci sia tutto questo, oppure il Dio di Gesù Cristo, che è un Dio personale, un Dio amabile, amorevole. Quella foto con quella battuta in effetti ci mette davanti alla cruda realtà, il dolore dell'innocente, le cose che non riusciamo a capire mettono un po' in crisi, in difficoltà la nostra visione di Dio. Non siamo gli avvocati e difensori di Dio, grazie al cielo. Io credo fermamente, devo essere sincero, credo fermamente che Dio è così come Gesù ce lo ha raccontato, che veglia sul cammino dei giusti e degli ingiusti, che fa piovere sul campo dei giusti e degli ingiusti, che conta i capelli del mio capo, che sa di cosa abbiamo bisogno. Perciò lo dico con molta serenità, cerco il regno prima di ogni altra cosa, il resto ci sarà dato in sovrappiù. Ciò detto, certo Dio mi ama, ma credo che in questi momenti moltissimi non facciano questa esperienza. Forse perché sono troppo alle prese con tutto quello che c'è prima, chi sono io, perché sono su questa terra. Ah, ma alla fine bisogna morire. Com'è che un piccolo virus ci costringe a casa? Com'è che tutte le libertà? Adesso, onestamente, non sappiamo neanche più con chi prendercela, no? Beh, col signor coronavirus, sì, ma come dire, siamo stati così abituati negli ultimi anni a scaricare le colpe su qualcuno che ci spiazza un po'. Questo per dire, cara Luisana, grazie della provocazione, che io sono molto contento e convinto del dire che questa cosa non c'entra niente con Dio. Fa parte dell'ordine della natura, l'universo ha la sua autonomia, non è che Dio si sveglia al mattino da un giro di manovella. E questa evoluzione però, questo lo credo, dice Gesù, pensate forse che quei tali che morirono sotto il crollo della torre di Silo e Luca capitolo 8. Non mi ricordo, comunque Luca, fossero più peccatori di voi. No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Cioè Gesù sta dicendo, non andiamo a cercare sempre le ragioni ultime di quello che ci succede, no? Dio, non Dio, è colpa degli uni, dei cinesi, adesso siamo diventati noi gli untori, ma approfittiamo di quello che sta succedendo per chiederci quanto pesa la nostra vita. Leggo e sento molti che dicono, ah, tutto sarà diverso. Ragazzi, guardate che è ancora molto lunga. Cominciamo a vivere oggi. Oggi com'è andata? Oggi guarda le tue emozioni. Penso in particolare alle tante persone anziane che erano sulle prime e adesso sono totalmente abbandonate. Penso alle situazioni dei paesi del Bergamasco e del Bresciano che saluto con grande affetto. Leggevo Alzano 40 morti in 10 giorni. Cioè, sono situazioni veramente drammatiche. Allora con grande forza gli stiamo vicino. Bene, dopo questo la rubrica che intitoleremo un libro, un'attività, un film per passare bene la giornata di domani. Allora, qualcuno mi ha fatto notare, Paolè, scusa, però già la situazione è pesante. Mo basta parlare della passione, giusto?
risurrezione, però parliamo dopo. Allora vi consiglio un libro che mi è piaciuto molto, che ha una caratteristica che è sottilissimo. Ta-da! L'uomo che piantava gli alberi, Jean Giono. Giono, lui in realtà è piemontese di origine. È un romanzetto di 30 pagine, Salani Editore, riuscite a rintracciarlo online, costava 5,20 euro, non so quanto costa. È una storia molto simpatica, molto bella, di speranza, di un signore che non sapendo cosa fare della sua vita inizia a piantare degli alberi e alla fine diventa una foresta. Penso che ci aiuti a distrarre. Se invece volete, se teologicamente, allora Gesù guarisce del Kurtz. Tra l'altro, probabilmente nelle prossime settimane, oltre a questo call, se volete, parlo proprio di quelli che non sanno più come passare il tempo, farò anch'io come stanno facendo alcuni scrittori, non sono alla loro altezza, ma volentieri, ci daremo un appuntamento d'ogni tanto, io vi leggo alcune pagine. Su questo devo dire una cosa molto bella, perché ho chiesto, ho ottenuto, vi avevo accennato, fra pochi giorni dovrei darvi delle indicazioni, che la San Paolo, chapeau, mette a disposizione dei libri scaricabili gratuitamente. Aveva chiesto a me il permesso di fare profeti, ho detto va bene. Oggi mi hanno detto, ma e se mettessimo Gesù guarisce? Ho detto ancora meglio. Quindi Gesù guarisce in ebook, chi non ha l'ebook stia tranquillo, lo può scaricare sul computer o sul telefonino, vi farò capire come. Verrà messo a disposizione a gratis. E il povero autore è molto contento. Qualcuno mi ha detto, e lo dico subito, Rino, guarda come sono, di non dire di pulire casa, perché ci sono delle mogli che approfittano di questa cosa per costruire i propri coniugi e viceversa, a ribaltare casa. Quindi abbiamo tutto il tempo, avremo tempo di ritinteggiare casa, avremo tempo, veramente c'è tutto il tempo. Quindi keep calm, occupatevi della vostra anima. Perfetto, passati i primi 12 minuti di cazzeggio, adesso andiamo alle cose serie. Questa mattina presto, Amel, questa inattività, come penso molti di voi, provoca un po' di insonnia, quindi il mattino mi sveglio qui, non è ancora primavera, ma si comincia, la neve sta sciogliendo tantissimo e quindi stamattina ho sentito qualche cinguettio alle 5 e un quarto. E poi mi sono collegato volentieri con Santa Marta per assistere alla celebrazione eucaristica di Papa Francesco. Leggiamo il testo del Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù incominciò a dire nella sinagoga a Nazareth: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi. In verità, io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia. Quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Wow! Nessuno è profeta in patria è diventato quasi un modo di dire, no? Quasi proverbiale. Che indica che proprio con le persone che stiamo più a contatto, quelli che conosciamo di più e meglio, accettiamo meno che ci dicano delle cose. Nessun profeta in patria è usato, che ne so, per il politico, per il parroco, per quello che cerca di fare qualcosa nel suo paese, viene un po' stroncato. Ma in realtà il significato di questo Vangelo è molto più profondo. Gesù torna nella sua Nazareth e almeno qui in Luca, in Giovanni invece dirà qualcosa di diverso, non viene riconosciuto, non viene accettato, perché in fondo Gesù è uno che tutti conoscono, no? Diverse parti dei Vangeli sinottici si dice, vabbè, questo qui, come dire, è un messia un po' sfigatello, perché sappiamo tutti, in casa io ho il suo sgabello, cioè, intendo dire, no? Cosa vuole questo qua? E corriamo il rischio molto spesso di sminuire la quotidianità. Molto bello, questa mattina Papa Francesco faceva una lezione, l'ho trovata interessante, sulla prima lettura di oggi che è Naaman il Siro che Gesù cita. Quindi
Cos'è questa storia? Il profeta Eliseo, successore di Elia, a un certo punto una ragazzina ebrea, schiava in Siria, quando questo famoso generale, che si chiama Naaman, si trova la lebbra, è disperato e lei, un po' ingenua, dice: Ah, oh, ma da noi c'è uno che li guarisce. Allora il re di Siria manda al re di Israele il suo primo generale con la lebbra, dicendo: Ma mi hanno detto che voi li guarite. C'è una scena bellissima, adesso la so raccontare. Corre e dice: Ecco, vedete, trovo ogni pretesto per pensa se io riesco a guarire un lebbroso. Ma qualcuno dice: Ah, sì, sarebbe il profeta Eliseo. Ah, già, giusto. Naaman in Siro va. Lei non lo riceve neanche nella sua grotta a fare l'eremita, è in quarantena come noi, e gli manda a dire: Vai, vai a lavarti nel Giordano. E lui fa l'offeso. Dice: Ma porca miseria, cioè sono venuto fin qua. Mi immagino lui adesso esce, fa tutte le sue cose, mi impone le mani, le forme, e io guarisco. Al che giustamente un suo subalterno dice: Ma scusa, avesse chiesto qualunque cosa l'avresti fatta, fai quello che ti chiede. E lui si immerge nel Giordano 7 volte e ne esce guarito. Punto vuole incontrare Eliseo, che dice: No, stai tranquillo. Ora gli chiede il permesso, molto bello, di portarsi in Siria, quanto i suoi cavalli, i suoi muli potranno caricare di terra, perché lui vuole poi pregare su quel luogo santo. E Papa Francesco faceva notare una cosa verissima, che a volte noi ci identifichiamo con le nostre idee, con le nostre proiezioni. Lui si era immaginato che. I tanti di Nazareth pensano che il profeta debba essere, e così facendo, sia Naaman il Siro, che poi grazie al cielo torna un po' a ragionevolezza, sia gli abitanti di Nazareth, che invece non tornano a ragionevolezza, si perdono. La novità straordinaria di un Dio che si fa vicino, che ci è accanto, a volte in modi, strumenti, in modalità che non ci immaginiamo. Interessante è questo Gesù che avete sentito, tira dritto, lo vogliono buttare giù dal monte. Quante volte anche noi vogliamo buttare Dio giù dal monte perché non è come vorremmo. Ma Dio, ma perché adesso ci mandi sto coronavirus? Dio ci manda il coronavirus, ma di che? Cioè, cosa fa il piccolo chimico? Ma Signore, perché non... Scusate, ma io insisto su questa cosa, poi non so se sono sballato io, ma io vedo tanta di quella verità in questo minuscolo virus che ci sta buttando per aria. Attenzione, non sto scherzando, penso a quelli che stanno perdendo qualcuno, penso a quelli che sono in prima linea. Ma me, noi, tu, che ci vediamo ribaltati, adesso l'economia sta implodendo in tutto il mondo. Questa cosa sta rimettendo in discussione tutto ciò che pensavamo assolutamente certo. E Gesù che fa? Tira dritto. Continua per la sua strada. Passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Sapete che nel Vangelo di Luca Gesù è continuamente in cammino. A partire dal capitolo 9 fino al capitolo, no, capitolo 9 e 11. Mamma mia, Paolino. Devo ripassare. Capitolo 9, versetto 54, ma potrebbe essere. Per 10 capitoli Gesù cammina verso Gerusalemme. È sempre in cammino. E questo stop che abbiamo ricevuto forse non ci dà la possibilità di riprendere il nostro cammino. O no? Oh Paolo, io lavoravo tanto, mamma mia, sempre di corsa, non avevo tempo di pregare, bla bla bla, troppo stacco, sarà bene. Adesso che c'è una mazza da fare, che anzi, impazzisci perché hai troppo tempo, perché non puoi uscire se non nel balcone, poi magari va a fare la passeggiata col cane, poi il cane è sfinito, non ne può più. Perché non ti fermi e ti ascolti? Perché non leggi? Perché non riprendi in mano la preghiera? Ma sono cose semplici, appunto, noi le rifuggiamo come Naaman il Siro. Dio è troppo banale, questo dicono i concittadini di Nazareth a Gesù. La salvezza ci arriva nelle maniere più inusuali, più semplici, la quotidianità, la percezione del tempo. Sembra di essere già da così tanto tempo, abbiamo appena passato una settimana. Forse è meglio non contarli questi giorni, viverli e basta, dire oggi cosa faccio? Oggi ho lavorato per voi, davvero vi voglio bene, lo voglio fare. Questo è quello che io posso fare in questo momento. E poi domani se riuscirò, non so, forse pregherò un po', forse leggerò un po'. Certamente
comincerò a mettere in ordine un armadio, ma non importa, perché abbiamo questa grazia enorme di vivere questa quaresima fino in fondo, senza piangerci addosso, senza fare pianini, senza dire, pensa se Dio ci voleva male, allora chissà cosa succedeva. Convertiamo il nostro cuore a una quaresima questa. Come la samaritana, accogliamo la sete che portiamo nel cuore, diciamo, cavolo, ma vuoi vedere che ho attinto a cisterne screpolate? Vuoi vedere che ho dimenticato lo sposo? Vuoi vedere che la mia anima, cioè la parte più autentica, vera di me, l'ho un po' trascurata perché non avevo tempo? Certo, ci mancano le relazioni. Sì, ok, però quando le abbiamo avute le abbiamo anche un po' disprezzate, no? Certo che ci manca il lavoro in questo momento. Certo, ma magari quando lo avevamo. Certo che siamo preoccupati, muti, cioè intendo dire, non è la fine del mondo, non c'è la guerra, non ci sparano addosso e non c'è l'inverno nucleare. Però è tosta. 10 giorni fa nessuno di noi, nessuno, a parte i 10 comuni in quarantena fra Lombardia e Veneto, pensava a una cosa del genere. Il Signore passa dritto in mezzo a queste cose, anche in mezzo alle polemiche, permettetemi. Io penso che parlare sia sempre una cosa legittima, doverosa e dignitosa, però anche far polemica in questo momento un po' su tutto, boh, mi sembra un po' così. Rientra in te stesso. Guarda che finché non tocchi la tua anima in fondo, perderai il tuo tempo. Vedrai, speriamo che passi presto. Non passa presto. Se non hai il coraggio, come Naaman il Siro, dire: ma perché mi chiedi di fare una cosa così semplice? Fate cose semplici. Riprendi in mano il Vangelo. Su internet trovi i Vangeli di tutti i giorni. Ormai, grazie amici peti, finalmente vi siete un po', pam, come dice, dove diceva stamattina Papa Francesco, non fate don abbondio, forza! Inventatevi delle cose, create gruppi su WhatsApp, trovate il modo di andare a trovare le persone anziane, mantenendo tutte, però è il vostro lavoro, cavolo. Cioè, diamoci da fare, veramente. La Chiesa è viva, la Chiesa è viva. Quando volevo concludere questo mio piccolo opera di marketing del Kurtz, ho scritto questo: la Chiesa è viva, passa parola. La Chiesa è viva e ciò che avanzerà da questa quaresima in quarantena, ciò che avanzerà al fondo del setaccio, sarà la verità di noi stessi. Avremo visto quanto siamo fragili, avremo visto quanto siamo impauriti, avremo visto quanto tutte le nostre cose indispensabili. Parlo di me. Io avevo il planning fino a novembre 2020. Biglietti aerei presi, organizzati. Evviva, Signore, grazie. Chissà cosa succederà. Ma quello che succede oggi è magnifico, è bellissimo. Io sono qui a parlare in questo momento con 4 persone. E tu sei qui ad ascoltare la parola di Dio, amico che sei in collegamento. Facciamo come Naaman il Siro. Facciamo i gesti piccoli e semplici. Non facciamo come gli abitanti di Nazareth, che si rifiutano di seguire Gesù perché il loro rifiuto dà loro identità. Sono quelli che si oppongono, sono quelli che fanno cinema, sono quelli che hanno sempre qualcosa da contestare. Ascoltiamola una volta per tutte, finalmente, la parola di Dio che ci dice: tu sei amato. Accorgitene. Ma se io fossi amato non sarebbe successo questo. Sei sicuro? L'amore si manifesta in questo modo, nel non affrontare dei cambiamenti che ci possono innalzare, sei sicuro? A domani alle 6:30. Vado a preparare cena. Ciao.